Cari sperimentatori di parole magiche, quello di cui vorrei parlarvi oggi è un altro modo di creare un'aspettativa, ma più che un'aspettativa è un futuro. Nel mio lavoro lo uso spesso e funziona perché a seguire ovviamente mantengo fede alle mie promesse, quindi dovete impegnarvi in questo. Mettiamo che abbiamo trovato un potenziale cliente e il nostro prodotto, servizio, qualcosa, qualsiasi cosa sia, gli abbiamo fatto la nostra presentazione, la persona ha annuito, ci ha mandato dei buoni segnali di accoglienza, abbiamo costruito una relazione con questa persona e ad un certo punto la conversazione si blocca e non si arriva a nessuna decisione. Molto spesso si arriva a uno stallo perché chi propone il prodotto non vuole spingere il cliente a comprare, con il rischio magari di farlo sentire pressato e quindi di perdere completamente tutto, sia la possibilità di vendere sia il cliente. Il problema è che a volte per la paura di non spingerlo a prendere una decisione, il cliente la decisione non la prende proprio e noi perdiamo capra e cavoli, come si suol dire. Il compito di chi vende è quello di dare alla persona tutte le informazioni che gli servono per prendere una decisione. Proprio per questo dovete fargli sapere cosa succederà da lì a pochi minuti. Per esempio, per capire meglio, quello che faremo adesso è prenderci qualche minuto per chiarire tutti i dubbi e compilare il modulo con i dettagli, in modo che lei possa ricevere l'aspirapolvere nel più breve tempo possibile. Che indirizzo devo mettere? Quello di casa o quello dell'ufficio? Quello che faremo ora è prendere un appuntamento per iniziare il suo percorso e capire come reagisce la sua pelle al primo trattamento. Che recapito devo segnare per completare la sua scheda? Di fatto, state concludendo la vostra proposta di vendita e terminando la descrizione di quello che accadrà da lì a qualche secondo con una domanda: che numero devo mettere, che indirizzo devo mettere, a cui è facilissimo rispondere, ottenete un consenso e soprattutto proponete già al cliente quello che succederà dopo, cioè fare un programma, ricevere il prodotto, eccetera, eccetera. Non è una frase proprio automatica, cioè non viene proprio spontaneo. È una tecnica a cui bisogna pensare, ma provateci, perché in questo modo saprete se effettivamente avete venduto oppure al cliente non interessa. Quindi semplicemente vi salutate e cercate di comprendere cosa manca al cliente a livello di informazione per eventualmente riprovare ad aprire una possibilità di vendita. Se vi dà l'indirizzo, il numero di telefono, avete concluso la vendita. Se non ve lo dà e temporeggia, sapete che non avete concluso la vendita e di conseguenza dovete riprovarci, usare altre tecniche. Fateci sapere.